di 7 anni. E poi Oldiston che lascia al portiere Bailey. Duxbury per Graham. Moses. Sono due i mulatti nelle file del Manchester United, il numero 7 McGrath e il numero 8 Moses, mentre c'è questo improvviso tiro che termina sull'esterno della rete effettuato proprio da Hughes. Oldiston, Wilkins, Moses, Hughes si avvicina pericolosamente all'area, va al tiro, Tacconi riesce a respingere e poi all'ultimo momento viene evitata la ribattuta in gol di McGrath, calcio d'angolo, pericolosissima azione da parte del Manchester United, mentre è Wilkins che effettua il tiro dalla bandierina. Palla a spiovere, il colpo di testa di Cabrini, poi la Juve che viene in avanti con Boniek, norma del vantaggio, Rossi, possibilità del contropiede, Rossi è seguito ora da Albiston, si ferma in attesa di rinforzi, Boniek staziona sull'ala sinistra, il passaggio avviene al centro per Scirea, sul sinistro, tiro ribattuto, un po' fortunatamente, Vignola. Bonini, Scirea, Tardelli, Platini, bella la combinazione con Vignola, lancio ancora per Boniek, Boniek, strettonato, Boniek, tiro, gol, gol della Juve, Boniek, perfetto lancio di Platini, porta in vantaggio, lo rivediamo, vedete che resiste all'avversario, attende l'uscita del portiere, tocca con l'esterno del sinistro eludendo Bailey e portando in vantaggio la Juve, vi lascio immaginare in mezzo a quale tripudio. Tredicesimo del primo tempo, Boniek per la Juve. In questa partita che vale quale gara di ritorno della semifinale di Coppa delle Coppe, vi ricordo il risultato della partita d'andata 1-1. Rossi, Rossi riesce ad andare via, evita d'agilità anche il rientro di Duxbury, consente l'inserimento di Boniek che va al traversone, salta Bonini con tre avversari, palla morta nelle mani di Bailey, il portiere. Rossi, Bonini, Gentile, va anche in palleggio Gentile, Tardelli, Platini, prolungatissima azione della Juve che non guadagna spazio, Platini, ecco il lancio molto bello al centro per Vignola che dà ancora in profondità verso Bonini, esce il portiere Bailey, gli sfugge la palla, su Rossi recupera lo stesso portiere, ancora pezzo di bravura di Platini. Sia Cabrini sia Tardelli sulle due fasce, ora attenzione Stapleton riesce a dare a Hughes, palla fuori, area ed è stato Platini a interrompere momentaneamente l'azione, ma spingono ancora gli inglesi con Oldiston, con Wilkins, pallonetto verso lo stesso Oldiston, colpo di testa e poi l'ultimo tocco di Hughes sul fondo, pericolosissimo il Manchester, vedete il numero 10 Hughes. Vignola, tempo abbondantemente scaduto, Tardelli, Bonini, fa bene a toccare all'indietro su Scirea, per la Juve è di fondamentale importanza andare al riposo in vantaggio di un gol che in aggiunta al risultato favorevole 1-1 della gara d'andata può costituire patrimonio soprattutto psicologico non indifferente. Scrosciano gli applausi, Ponne ha fischiato la fine dei primi 45 minuti di gioco. A tratti nel corso del primo tempo la Juve ha dato l'impressione di arretrare pericolosamente il raggio della propria azione, a ciò naturalmente costretta anche dagli slanci degli avversari, ma è sempre molto molto pericoloso tenere il pallone nei pressi della propria area. E ora è Tardelli in azione, Rossi.
ma si tratta di un osso un po' più duro. Comunque Gentile commette fallo a giudizio di Ponne, che fino a questo momento ha egregiamente diretto. In effetti era entrato in gioco d'ostruzione il terzino bianconero. Batte Olbiston. Attenzione, c'è il colpo di testa ravvicinato da parte di McGrath, parato da Tacconi. Ecco Boniek che può cedere a Cabrini. Ora la Juve si distende bene in contropiede, cambia gioco dalla parte opposta per Tardelli, anche Scirea in avanti. Il passaggio è per Platini al limite, tocco esterno ancora per Tardelli che può andare alla traversone, passaggio per Platini, destro, para ancora Bailey, grande azione, molto bella stavolta della Juventus, orchestrata da Platini che è andato alla conclusione ancora di prima sul passaggio di ritorno di Tardelli. Bailey ha potuto parare. Passaggio verso Moses, ma in fallo laterale. Ripresa che non è stata altrettanto brillante e vivace del primo tempo, almeno fino a questo momento. Naturalmente incide sempre maggiormente il risultato. Ecco ancora un lancio di Platini perfetto su Boniek. Arriva Tardelli di rinforzo, ecco il passaggio per Tardelli, tiro, para ancora Bailey. Duxbury alla rimessa, Hughes, Platini, ancora Hughes, attaccato da Rossi, dà il pallone a Hogg per un pelo, non lo intercetta Boniek, ma insistono gli inglesi con Graham. Attenzione, McGrath si gira bene, lo disturba Scirea, Whiteside, gol del Manchester United realizzato proprio da Whiteside, e quello che temevamo si è verificato. 25esimo del secondo tempo, vedete McGrath che si gira bene, tocca a Whiteside ed è il gol dell'1-1. Ha segnato proprio il giovane 19enne Norman Whiteside, entrato in campo da poco. 25esimo del secondo tempo, situazione di assoluta parità tra la gara d'andata e quella di ritorno, 1-1. E peccato che la Juve abbia sciupato tutte quelle opportunità. Ma naturalmente se il risultato non si sbloccherà, si dovrà far luogo ai tempi supplementari. Ancora questa suggestiva inquadratura da dietro la porta. Cabrini, Boniek e Platini nei pressi del pallone. Anche Vignola in posizione di tiro. Prova Boniek. È fortissimo il suo tiro, ma è bravo Bailey a bloccare. Molto, molto bravo il portiere Gary Bailey. E c'è questo calcio di punizione quando manca meno di un minuto al scadere dei 90 minuti regolamentari. Ormai siamo vicinissimi ai supplementari. Probabilmente questa è l'ultima opportunità che si presenta alla Juve, che è tutta rovesciata nell'area avversaria. Palla fuori. Scirea, un dribbling, Scirea, tiro, rimpallo, Rossi, gol! Gol di Rossi! Rossi porta in vantaggio la Juventus a 10 secondi dalla conclusione. Rivediamo, azione un po' fortunosa stavolta sul tiro di Scirea, c'è un rimpallo. Rossi di sinistro mette dentro, 2-1 per la Juve, indescrivibile entusiasmo sugli spalti. Ancora vediamo, vedete che dopo una serie di rimpalli c'è Scirea che effettua un dribbling, va al tiro, c'è un rimpallo sul corpo di Olbiston, il tocco vincente del solito rapinatore Paolo Rossi, tripudio in campo, si gioca ora qualche scampolo di partita, attenzione, pericolosissimo in avanti.